Ciao ragazzi, ci siamo arrivati al giorno 18 di 21. Avete un peso? Se non avete un peso potete utilizzare tranquillamente una bottiglia d'acqua. Noi stiamo facendo Punto Vita Challenge. Dovete, o avreste dovuto, circa 3 settimane fa, misurare Punto Vita con un centimetro da sarta e poi, dopo questi 21 giorni, rimisura Punto Vita e vedrai che c'è una differenza di circonferenza, sarà più snello, più tonico, anche meno 2 cm. Questo vuol dire che il vostro Punto Vita è non solo più snello, però le tue pantaloni ti stringono di meno, strabordi di meno e cominci ad avere quel piccolissimo coadiuvante della forma fisica, cioè la costanza. La costanza ci premia sempre. Così, se vi piacciono questi video, uno, salvelo sulle vostre bacheca. Due, mi mandate un po' di cuori. Vediamo se riesco a mandarvi i cuori. Cuori, 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 cuori. Yay! Vi ho mandato il cuore. I cuori perché a me piace tantissimo stimolarvi di volervi bene con lo sport. Perché? Perché sono convinta che lo sport è un antidepressivo per eccellenza e antiaggressivo perché ti scarica lo stress. Siccome io vedo il mondo dopo Covid, non so voi, ma la vedo, il mondo aggressivo, arrabbiato, spaventato, incavolato, e vedo tutti quanti che girano con questa rabbia dentro che è, lo vedi in macchina, lo vedi su, diciamo, anche sulle cose più semplici. E a me mi sono un po' stancata a vedere tutte le persone incavolate. Allenatevi! Oh, scaricate lo stress, ragazzi, fa bene. Mi mandate un po' di cuoricini, per favore. Allora, facciamo il nostro 5 minuti. Siamo al giorno 18 di 21. Tiro, ora, porti questo braccio avanti. Tira l'addome dentro e lanci quel peso. Qualsiasi peso che sia, può anche essere sacco di patate se volete, sacco di patate, se non avete un cassa d'acqua, una bottiglia d'acqua, addome che si contrae e contrae e contrae. E abbiamo quasi finito con questo challenge. Dopo questo challenge cominceremo con anticellulite, ok? Tra qualche giorno cominciamo con il nostro percorso anticellulite, perché sono tutte cose che vanno tenute a bada. A bada, il nostro corpo sta invecchiando sotto i nostri piedi, sotto le nostre mani, sta invecchiando sempre. Allora, per rallentare il processo di invecchiamento e mantenere una buona forma, forza e vitalità, dobbiamo essere costanti. Allora, se io mi sveglio, allora fammi vedere se l'ho messo. Io ho messo il link, sì, c'è il link della mia palestra online, perché te lo dico. Perché se ti svegli, ragazzi, e ti porti a casa 10 minuti, ho un nuovo challenge di aprile, sono tonificazione mirata, ma tonificazione in 10 minuti che ti dico il giorno dopo avrai i doloretti del tuo allenamento, no? Il famoso DOMS, o per chi non è del settore, acido lattico. E in 10 minuti al giorno ti svegli, ti alleni e parti. Un giorno solo glutei, un giorno solo addome, un giorno solo braccia, un giorno solo gambe e vai avanti. Ti garantisco che quei 10 minuti ti cambierà più il corpo anziché andare in palestra e fare una volta a settimana un'ora. Perché il corpo ama la costanza, la costanza. Io non ho detto non andare in palestra. Vada bene, io vado in palestra, adoro la palestra. Ma ci vai in palestra tutti i giorni? La risposta è no, non ci vai tutti i giorni perché c'è sempre qualcosa che ti blocca, o ci arrivi e quando ci arrivi è troppo tardi e non hai la forza. Invece, se ti svegli, che questo si chiama dondolo, passo sotto e sollevo sotto le costole qua e qua e tira. Vedi che sto facendo un movimento di tira su e tira su. Questo ci aiuta, appunto, vita. Mio consiglio è prendi la palestra online, ti svegli e ti fai 10 minuti e poi vai al lavoro. Ti doci, vai al lavoro. Non mi dire che non hai 10 minuti perché è una cavolata grossa come una casa che ti stai raccontando per non iniziare. Ma se io prendo la bega di puntare le mie sveglie 10 minuti prima, srotolo fuori e mi faccio questi 10 minuti di challenge che sono veramente intensi, mi lavo, mi vado. Quei 10 minuti non solo ti farà psicologicamente una forza anche quando devi mangiare il pranzo, ti aiuterà molto probabilmente a fare qualcosa più tardi in pomeriggio. Una camminata, una corsa, un porticane fuori per giocare, una pedalata in casa, un qualsiasi cosa, perché la disciplina porta disciplina. È una cosa che si autoalimenta come un muscolo. Tiro, destra, sinistra, ancora 8 e 7 e 6 e
in 5, in 4, in 3, in 2, sciabolata. Porto il mio peso di fronte a me, destra, contrazione, su e freno. Freno con l'addome, boom, e qua. Così, abbiamo quasi finito con il nostro challenge del punto vita. Poi passeremo al challenge della cellulite. Yes, lo so, la dobbiamo fare. Useremo pedale vibrante, useremo le cupping, useremo trampolino. Ma vi farò vedere che se fate anche questo prossimo challenge vedrete i risultati. La cosa è di svegliarti e fare qualcosa per te. Io, veramente, se tu sei un antisportivo e stai là e dici sono bloccato, non inizio, sai dove sarai fra un anno se tu cominci oggi? Sai dove saresti stato oggi se avessi cominciato un anno fa? Sai dove sarai fra 2 mesi se cominci? Io ho visto persone cambiare a perdere 20 kg. C'è Manila Ferretti che con il trampolino ha perso 60 kg. 60 kg. 60 è un essere umano, 60 kg. Ha perso 60 kg e adesso è il mio top trainer e insegna, c'ha la sua palestra e insegna. Così io se sento un'altra persona dice, ah non posso, o non ho tempo, o io non sono questo, e io sono quest'altra, mi dispiace perché ti stai raccontando a te stesso delle scuse che non ti risolve il problema. Io dico, puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma non risolve il problema. Alzati, vai avanti, fallimenti fanno parte della vita. Amen, ciao, il mondo sta ancora girando e noi possiamo sempre migliorare noi stessi. Ah, i nostri 5 minuti sono andati. Condividete questo video se vi è piaciuto, ritornate sul mio bacheca su Facebook, hai 1, 2, 3, 4 fino ad arrivare al 18° video che è oggi, su Instagram ho messo quasi tutti ma manco qualcuno, così se volete fare questo challenge cominciate, misurate punto vita, svegliati, allenati e vedrai i risultati in 3 settimane e poi se volete veramente avere il segreto di tornare in forma e rimanere in forma facilmente, 10 minuti al giorno. Scientificamente provate di funzionare, fidatevi di me perché dopo 35 anni ti posso dire so quello che serve per tornare in forma, non per essere un culturista o un modello o un fitness model, ma per stare bene, stare in forma, pieno di energia. Cliccate sotto per venire su Now e per adesso passate una giornata figatosa. Vediamo se riusciamo a far partire i nostri fuochi di artificio, non so se ci riesco, provo. Fuoco di artificio! Me la dà? Fuoco di artificio! Non me la dà. C'è troppo sole. Vabbè, non fuochi di artificio oggi. Ci proviamo ogni tanto viene, ogni tanto no. Ma vi auguro una Pasquetta pazzesca. Baci dalle Gil!